Incanto, poesia, una melodia bellissima, un'atmosfera che tra l'altro, ecco, ringraziamo ancora una volta il nostro regista Salvatore Mondò che ha saputo impreziosire un brano che per la sua consistenza è già di per sé bello, ma lo ha reso e l'ha valorizzato ancora di più. Questo brano che appunto porta il titolo di Coincidences e dà il titolo al nuovo album di Manuel Zito e che sarà in uscita proprio domani, 18 marzo. Un artista veramente strepitoso che in questi ultimi anni sta riscontrando grande successo in tutto il mondo con la sua musica e che unisce richiami neoclassici a suggestioni elettroniche del Nord Europa. Pensate, 12 milioni di streaming per lui e non a caso il disco vede la produzione artistica di Massimo De Vita, ovvero Blindur, e la post-produzione del sound engineer di Sigur Rós, Biok e Damian Rice. Insomma, una produzione davvero internazionale che apprezziamo oggi in compagnia di uno strepitoso artista, lo ribadisco. Manuel, ben trovato, complimentissimi, mi hai emozionata con questo brano, davvero Grazie, unico. grazie, grazie. Buongiorno. Buongiorno a te, abbiamo in realtà ricordiamo il nome del brano, Confidences, che in realtà Coincidences. dà il titolo anche all'album, una canzone che però nasce da una profonda riflessione da parte tua e sulla vita, ma anche e soprattutto sulla musica. Sì, questo brano l'ho scritto di ritorno dalla registrazione del primo disco che ho registrato in Islanda. Ed è stata un po' una sorta di appunto viaggio intimista riguardo a quello che mi è capitato per andare appunto per arrivare in Islanda e poi quello che è successo dopo. Ed è anche appunto una riflessione sulla vita, perché io penso che succedono delle cose, non so, qualcuno lo può chiamare destino, qualcuno pensa che sia per una questione religiosa, quello che sia, che portano a degli incontri fortuiti, a incontrare delle persone, a fare dei viaggi che fino a poco prima non si pensava di fare. Nulla nasce Quindi. per caso, insomma, ogni evento è determinato probabilmente da un caso, se per chi lo vuole definire caso, per altri per una scelta, no? Per un aiuto divino Sì, nel proprio cammino. sì. Tra l'altro, per l'appunto, possiamo definire questo album fortemente autobiografico, perché trae ispirazione per l'appunto dalla tua quotidianità, come stai dicendo, una quotidianità che è figlia comunque, è frutto, voglio dire, di grandi emozioni che poi tu vai a trasferire nel linguaggio musicale con la tua musica. Sì, esatto. Io con la musica strumentale, che è appunto quella che faccio, cerco di trasferire il mio vissuto. E anche se poi quando arriva nel mondo, come dire, quando esce appunto e arriva nel mondo, ognuno la percepisce a modo proprio perché non ha il testo e quindi non è condizionato Da dalle parole. sovrastrutture e dalle Esatto, parole. Tra esattamente. l'altro, questo viaggio che compi a partire dal 2016 ad oggi, passando anche per il lockdown, e questo comporta una serie di evoluzioni, dei cambiamenti nella vita di Manuel. Sì, esatto. Anche è stato proprio un viaggio sia da un punto di vista, diciamo, della vita, ma anche da un punto di vista musicale. Musicale, esatto, perché in realtà il brano che abbiamo ascoltato ha profonda ispirazione neoclassica e proprio nel tuo background la musica viaggia da Bach a Morricone, dalla musica classica alla nuova musica d'avanguardia, tipo la musica da camera, che fa da viaggio nel futuro artistico, ma un futuro anche che prevede l'elettronica. Sì, infatti nel disco ci sono parecchi brani dove c'è un uso dell'elettronica che diciamo è al pari livello degli strumenti acustici. Io comunque vengo da un mondo accademico, che sono diplomato in pianoforte qui a San Pietro a Maiella di Napoli, e quindi per me gli strumenti acustici hanno ancora, come dire, Un riferimento, un'importanza. ecco, un imprinting base da cui partire. Esatto. Partire per poi dare il via a quello che appunto abbiamo definito essere un sound internazionale e questo richiamo anche al nord dell'Islanda che oramai abbiamo notato da 20 anni essere punto di riferimento per molti musicisti. Perché c'è questa grande fonte di ispirazione con l'Islanda? Io ho preso spunto da un compositore islandese che è famoso nel mondo, nel mio ambito si chiama Ólafur Arnalds, ma stando lì ho notato che c'è
cioè l'arte lì si respira veramente in ogni dove, per cui anche se c'è una popolazione di arte che non abbiamo, ecco, sì, una popolazione piccola, perché sono 300.000 abitanti circa, non però abbiamo distrazioni, no, quelle che sì, magari possono, c'è anche un'unione, cioè ci sono tantissime collaborazioni che probabilmente è dovuto anche in un paese piccolo, però si fa buona musica, una sound internazionale, e a dimostrarlo sono i 12 milioni di streaming per le tue canzoni. Che effetto ti fa sapere che la tua musica è apprezzata davvero in tutto il mondo? È un effetto molto molto bello, molto particolare, perché io ho iniziato per una scommessa con me stesso, ecco. Poi non, ovviamente non potevo immaginare il questo seguito. Ritorno straordinario, esatto, strepitoso. Esatto. Tra l'altro, la strumentistica, c'è quel riferimento ai pianoforte di base che è crescita tua da sempre, ma la ricerca anche di nuovi strumenti. Fra questi c'è una celesta. Che strumento è? La celesta è uno strumento particolare, perché è un ibrido tra un pianoforte e uno strumento a percussione, che si può ascoltare, per esempio, nella colonna sonora di Harry Potter, l'inizio. Oppure la celesta che ho usato io è stata registrata in La vita è bella, che ha vinto l'Oscar, per cui wow, è stata, quello strumento è molto, a parte che è molto bello, è quello che ho suonato io, ha proprio una storia. È un modo per esaltare la tua musica, ma per esaltare la musica in generale, intanto l'occasione per allietarci davvero, incantarci attraverso la poesia, la tua, quella musicale, attraverso questo brano. Coincidences, uscirà questo album domani 18 marzo e sì, noi saremo tutti lì ad ascoltarlo e a complimentarci, a congratularci ancora con te. Grazie davvero, grazie a Manuel Zito per essere stato oggi con noi. Piccolo break, restate con Mattina Live.